Buongiorno ragazzi, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Sono qui sul soppalco vicino all'albero di Natale, anche se ormai ci resterà per pochi giorni ancora, perché oggi è il 7 gennaio, quindi tutte le feste sono finite, siamo tornati alla solita routine e quindi dovrò andare a togliere anche tutti gli addobbi di Natale che vedete un po' alle mie spalle che ho sparso per casa, ma lo farò nei prossimi giorni. Oggi vi faccio vedere i regali che ho ricevuto a Natale. Tra l'altro, qui davanti a me a farmi compagnia, voi non le vedete, però ci sono Gioia e Mocha che sono insieme, ormai si sono avvicinati in questi giorni. Mocha ce l'abbiamo da 5 giorni e subito dal secondo giorno praticamente si sono avvicinate, o meglio, Gioia si è avvicinata a Mocha. Tra l'altro adesso stanno anche giocando insieme. Comunque, non mi dilungo più in chiacchiere e direi di farvi vedere. Magari mi metto comoda qui sul divanetto e faccio vedere le cose che ho ricevuto per Natale. Qui sotto l'albero ci sono praticamente quasi tutti i regali che ho ricevuto, meglio le cose che ci stavano meglio, perché ho ricevuto anche delle cose parecchio ingombranti che sono già andata a scartare ed utilizzare, che vi faccio vedere dopo, ma le cose più piccine ancora le ho lasciate qui proprio perché volevo farvele vedere. Alcune le ho già utilizzate, altre invece le devo ancora provare, le devo ancora usare, e quindi sono ancora qui sotto l'albero. Ed eccomi qui vicino al mio alberello di Natale che mi spiace molto in realtà dover andare a togliere. L'anno scorso l'abbiamo tenuto fino a inizio febbraio, quindi è stato decisamente troppo. Quest'anno mi sa che nei prossimi giorni andrò a togliere tutto. Comunque, da dove partiamo? A parte che andrò abbastanza veloce, perché comunque le cose non sono poche e non voglio annoiarvi, quindi non andrò proprio nel dettaglio, vi faccio vedere velocemente. Ad esempio, all'interno di questa shopper, ci sono tanti regalini che ho ricevuto e che ho inserito tutti qui per non dimenticarmi nulla. Parto random e mi hanno regalato delle calze. Io adoro le calze, come vedete sono sempre scalze qui a casa, raramente sto in ciabatte, anche se ho ricevuto anche delle ciabatte. Ho dovuto interrompere un attimo perché ci sono Gioia, adesso forse la vedrete qua qui, Gioia e Mocha che stanno giocando come delle matte e ho un po' paura perché ci sono le scale qui per andare giù di sotto e non vorrei che Mocha tentasse di scendere. Per il momento non si avvicina neanche alle scale, quindi sono abbastanza tranquilla, però devo tenerle ovviamente sotto controllo. Comunque sono molto contenta perché si sono avvicinate tantissimo, Gioia si è avvicinata tantissimo in questi giorni e molto spesso durante la giornata le trovo a giocare come delle matte sui tappeti, giocano tantissimo sui tappeti e stavano giocando fino a un minuto fa, adesso Gioia è scesa, fino a un minuto fa stavano giocando comunque come delle matte e questo mi fa molto piacere perché alla fine l'ha accettata nel giro di pochi giorni. Comunque tornando a noi, torniamo ai regali di Natale. Sono tre semplicissime paia di calze in realtà, molto molto morbide e con il pelo nella parte qui in alto dove c'è l'elastico. Un paio è grigio scuro, un paio è blu notte, mentre l'altro è nero. E ne ho ricevuto anche un quarto paio che ho già utilizzato e, se non ricordo male, sono in lavatrice, devo lavarle. Comunque, poi da L'Oreal ho ricevuto il nuovo gel per sopracciglia a lunga tenuta, giorni di sopracciglia incredibili. Tra l'altro, ho utilizzato questo prodotto anche stamattina per andare a realizzare le sopracciglia e devo dire che mi sta piacendo molto. In sostanza, vi faccio vedere velocemente, si tratta di un gel per sopracciglia fatto sotto forma, posso dire di gloss, diciamo di sì, aiuto. Vedete, si presenta proprio sotto forma di ombretto liquido, comunque di un prodotto liquido, ricorda molto il gloss a me, e si va semplicemente ad applicare sulle sopracciglia per riempirle. Poi in dotazione danno anche questo pennellino, con il pennellino quello più piccolo e piatto si va a definire le sopracciglia, mentre con la setolina invece si vanno poi a pettinare. In 2 minuti avete le sopracciglia fatte e devo dire che come prodotto mi sta piacendo molto, perché se vado a toccarle sono belle fisse, praticamente il gel aderisce perfettamente alla pelle. Infatti, se non vado a struccarle, restano così per un paio di giorni, non di più. Ho abbassato leggermente la luminosità perché mi sembrava troppo luminoso. Comunque, poi ho ricevuto questo graziosissimo panda. Di cosa si tratta? È praticamente uno scaldatazza da tenere al PC. Infatti è dotato di porta USB e collegandolo al computer
computer, questo panda si scalda, voi potete andare a mettere una tazza di tè caldo, di caffè, e questo si mantiene caldo grazie a questo proprio scaldatazza. A parte che è un regalo super utile che utilizzerò tantissimo, ma poi quanto è carino questo panda, cioè ci sta benissimo vicino al mio computer, lo trovo proprio super azzeccato come regalo. Poi ho ricevuto una doccia gel energizzante con il 98% di ingredienti naturali, realizzato con zenzero e cannella. Il profumo è davvero molto buono, si sente tantissimo la cannella e non vedo l'ora di provarlo sotto la doccia. Poi c'è questo di Bottega Verde, un bagno doccia pepe rosa con estratto appunto di pepe rosa, anche questo un regalo che adoro, cioè mi piacciono molto i prodotti da utilizzare sotto la doccia, in vasca da bagno, perché li trovo davvero molto utili. Poi che altro c'è? Qui abbiamo un brucia essenza in ceramica, uno ce l'ho già, lo sapete, sul mobiletto in sala da pranzo, tra l'altro all'interno c'è anche una candelina al profumo di lavanda, si sente tantissimo, esce un profumo di lavanda da questa scatola, pazzesco. Questo è più piccolino e penso di metterlo in bagno, visto che in bagno non ho nessuna candela, potrebbe starci molto bene questo brucia essenze. Poi un'altra candela alla vaniglia, mi conoscono benissimo, sapete che io amo le profumazioni dolci, questa è la vaniglia e anche lei non vedo l'ora di provarla, ha un profumo davvero buonissimo. E poi qui che altro c'è, poi abbiamo finito, c'è questa tazza, la vado ad aprire così ve la faccio vedere meglio. Ancora, come vi dicevo prima, alcune cose non le ho utilizzate proprio perché ci tenevo a farvele vedere belle confezionate. Comunque questa è la tazza con questa fantasia zigzag in stile nordico che mi piace molto sul grigio e il bianco, e poi all'interno c'è questo sacchettino con all'interno diversi cioccolatini bianco cuore, quindi immagino siano cioccolatini al cioccolato bianco. Adoro, 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 mi piace molto, ho apprezzato tantissimo questo regalo, poi sono una super golosa, quindi mangerò nei prossimi giorni questi cioccolatini. Poi ho ricevuto un braccialetto di Stroy, in realtà la scatolina è vuota perché lo sto indossando, si tratta di un braccialetto tutto in acciaio con le palline e un ciondolino tondo con una frase incisa. Poi l'agenda in realtà non è nessun regalo perché l'ho presa io da Mondadori. Poi ho ricevuto questa base per caricare il cellulare, comodissima, ormai la sto utilizzando tutte le sere, è proprio fissa sul mio comodino, praticamente collego una porta USB alla presa della corrente e questa base va a caricare il cellulare senza utilizzare il caricabatterie vero e proprio, comodissimo, si appoggia al telefono e si carica come un caricabatterie normale, pratico perché io rompo sempre tutti i fili del caricabatterie, quindi è venuto molto molto utile. Poi qui ci sono le varie cose di Bath & Body Works che avevo preso per me, sono rimaste qui quindi non ve le faccio vedere perché le avete già viste in uno dei video precedenti. Poi un altro regalino che ho ricevuto è questo, dove all'interno ci sono due prodotti di Yves Rocher per struccare il viso, abbiamo l'acqua micellare detergente indicata per viso e occhi, tra l'altro arriva al momento giusto perché sto per finire la mia acqua micellare, e poi c'è l'olio struccante waterproof, anche questo indicato per viso e occhi. Curiosissima di provarli entrambi, ma forse quello che mi incuriosisce di più è questo olio struccante. Poi ho ricevuto un'altra shopper con un sacco di prodotti di Yves Rocher, queste me li ha mandati una ragazza che fa la consulente per Yves Rocher, tra l'altro vi lascio il suo profilo Instagram qui sotto nell'info box, comunque la trovate su Instagram come Camilla Bregoli, questo è il suo account, e appunto fa la consulente per Yves Rocher e mi ha voluto omaggiare con un po' di prodotti per farvi provare. Sono stata molto molto contenta, vado abbastanza veloce perché comunque sono tante cose, tra l'altro è stata carinissima perché per ogni prodotto mi ha anche inserito una piccola nota, ad esempio questa è un'acqua profumata per corpo e per capelli al cocco, io amo il cocco, davvero mi piace tantissimo e voglio subito provarla, mamma mia, c'è un profumo di cocco
davvero buonissimo. E qua tra l'altro lei mi scrive che questa è un'acqua tra l'altro rinfrescante e utilizzata anche come antipidocchi per i bambini. Buono a sapersi. Poi c'è questo con sempre il cocco, anche questo è un gel doccia sensuale o comunque da utilizzare nella vasca da bagno, quindi non vedo l'ora di provarlo. Poi qui abbiamo una crema mani, esatto, una crema mani con olio di argan, comodissima in questo periodo quando le mani sono molto secche. Poi tanti tanti campioncini di profumi e di creme, ho l'imbarazzo della scelta. Poi mi ha messo anche il catalogo con tutti i prodotti di Vrochet che si possono ordinare. Tra l'altro se siete della zona potete appunto scrivere a lei per poterli acquistare, perché essendo insomma qui di Brescia è sicuramente più comodo. Poi abbiamo un piccolo cofanetto con all'interno tre prodotti in mia Italia: una crema idratante per le mani, uno struccante rapido per rimuovere il trucco occhi e una crema per il corpo e per il viso con la camomilla. Curiosissima di provare anche questi. Poi che altro c'è? Abbiamo un profumo da borsetta. In questa profumazione mi dice che c'è anche la crema mani e poi c'è quello grande da 100 ml. Vediamo il profumo com'è. Buono, è molto fresco, lo provo qui. Questo secondo me è perfetto in primavera, buonissimo. Poi cerco di andare abbastanza veloce, c'è un gel doccia al mango, anche questo in mini taglia, perfetto da portare anche in viaggio. Poi ci sono altri due campioncini per il viso, poi c'è uno smalto bordeaux, questo è perfetto per l'autunno, è un colore che utilizzo tantissimo. Poi un eyeliner, questo qua, che non ho mai provato i prodotti di make up di Vrochet. E poi per completare c'è questo mascara volume 360 gradi che sono curiosissima di provare. Poi come vi dicevo prima ho ricevuto queste ciabatte bellissime, tutte bianche con il cuoricino argentato e pelusciose, sono super morbide e le ho già usate a stare qui in casa. A me piace molto camminare scalza, però quando le ciabatte sono belle morbide, tengono caldo, mi piace utilizzarle, poi sono troppo carine. Poi ho ricevuto queste due sacchettine rosse che sono bellissime, infatti appena le ho viste le ho messe subito sotto l'albero di Natale perché mi ricordano tanto il sacco che utilizza Babbo Natale per portare i regali. E all'interno c'è questa prima berretta con il pompon rosso tutta nera con il fiocco di neve e i cuoricini. Queste sono di Sun68, trovate il loro profilo Instagram, realizzano tante cose tra cui appunto le berrette o comunque le cuffie per i capelli. E poi c'è questa che invece è tutta rossa con il cervo e anche qui c'è il pompon. Sono davvero bellissime, guardate quanto sono carine, poi tengono tantissimo caldo. Poi da Nash Argan ho ricevuto questo cofanetto confezionato tra l'altro benissimo e all'interno, forse ve l'ho già fatto vedere su Instagram, all'interno ci sono due prodotti, due profumi, questo più piccolo è per i capelli mentre questo più grande è invece un classico profumo per il corpo. Hanno delle profumazioni davvero molto buone e questo per capelli mi piace tantissimo perché li lascia super profumati e non li rovina. Poi devo andare a recuperare le cose che mi hanno regalato un pochettino più ingombranti, adesso le vado a prendere, però prima sistemo un attimo il casino che ho fatto. Sono andata a recuperare uno dei regali più ingombranti che ho ricevuto, che è questo. Adesso ovviamente le super leggero perché la scatola è vuota. Comunque ho ricevuto l'aspirapolvere a vapore, non sto a farvela vedere adesso anche perché dovrei andare giù a prenderla perché ovviamente l'ho già utilizzata in questi giorni, ma visto che voglio comunque andare a pulire per bene casa, ripulirla da dopo tutte queste feste, sicuramente farò un video e la vedrete sicuramente all'opera nei prossimi video. Comunque è dell'Ariete, appunto si tratta di un aspirapolvere a vapore con diversi accessori e infatti non vedo l'ora di provarla per andare a pulire le fughe del bagno o comunque della cucina, perché ci sono un sacco di accessori molto interessanti.
Poi ho ricevuto un altro regalo che mi ha fatto mia sorella, ma che siamo dovuti andare a cambiare. Praticamente lei ci ha regalato il tostapane della Smeg. Lo desideravo da tantissimo, infatti quando ho scartato l'ho visto, wow, ho adorato. Però lei mi ha preso quello più grande, in quanto la misura più piccola al momento non era disponibile. Quindi siamo andati in negozio, abbiamo ordinato la misura più piccola, che però appunto non essendo disponibile hanno dovuto ordinare. Non vedo l'ora che arrivi e non vedo l'ora di farvelo vedere. E non vi dico neanche il colore, voglio vedere se indovinate. Vi dico solo appunto che è della Smeg e che l'ho cambiato con la misura un pochettino più piccola. Però sul colore vi lascio ancora un attimo in sospeso. Ci aggiorniamo insomma quando arriva. E poi ovviamente il regalo che ci siamo fatti io e Ste, ve l'ho già detto anche nel video precedente, è stata Mocha, che tra l'altro adesso si è calmata e sta dormendo. Indovinate dove? Vi faccio vedere. Guardate dove sta dormendo. Tra l'altro si è messa sotto questo sacco ed eccola lì. Ti sei messa nella cuccia di Gioia? Ma dove sei lì? È di Gioia questa, eh? Buongiorno, quanto sonno. E invece Gioia, guardate dov'è. Eccola lì, amore. Lei si è messa comoda sul cuscino del divano, vero Tatina? Quanto ti piace dormire sul divano, furbetta? Tra l'altro ho sempre molta paura perché il soppalco ha la ringhiera che si affaccia poi sulla sala da pranzo e lei si mette sempre qui, non ha mai tentato di sporgersi, però ho sempre un po' di paura. E le piace tantissimo dormire sui cuscini, così me li rovini tutti. Cioè guardate questo, tutto stropicciato. Ho finito di farvi vedere tutte le cose che ho ricevuto per Natale, manca soltanto il tostapane della Smeg, che non vedo l'ora di avere e di provare, però secondo me ci vorranno almeno un paio di settimane, non so perché, ma ho questa sensazione. Comunque appena arriva sicuramente vi farò vedere tutto e vi farò vedere anche come ci sta nella nostra cucina. Detto questo, direi subito di mettermi all'editing qui sul soppalco, intanto che le piccole stanno dormendo, così sono più tranquilla, e se riesco lo carico già domani. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il regalo, quali sono stati i regali che avete ricevuto, o comunque qual è stata la giornata che più vi è rimasta nel cuore, come avete passato queste feste. Insomma, aggiornatemi qui sotto nei commenti e vi mando un grosso bacio. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!